L'Italia che cambia è anche l'Italia che scommette sull'arte e sulla cultura, consapevole che è dalla cura della bellezza che il nostro paese può ripartire. E questo è l'impegno di Michelangelo Pistoletto, uno dei più grandi artisti viventi al mondo, con la sua esperienza della città d'arte, una comunità artistica che si è sviluppata intorno alla sua fondazione a Biella. La città dell'arte non è solo uno spazio espositivo, vetrina di giovani talenti di tutto il mondo, è un grande laboratorio di futuro, un generatore di relazioni sociali, una fonte di energia creativa. Ma si può non essere un artista di fama, si può essere solo un gruppo di ragazzi costituiti in associazione alla periferia di Campobasso e cominciare proponendo itinerari in bicicletta, inventarsi poi una ciclofficina e il bike sharing e quindi organizzare un festival di street art con gente che arriva da tutto il mondo, a Campobasso, non a Milano. O come i ragazzi nell'area di Napoli tra Scampia e Secondigliano hanno costruito l'associazione GRIDAS, acronimo di Gruppo Risveglio dal Sonno, con l'obiettivo di far emergere capacità artistiche e culturali al servizio della gente che abita una delle realtà più difficili d'Italia. I ragazzi affermano convinti se gli abitanti di Scampia continuano a vedersi dipinti sempre in modo negativo, non riusciranno mai a emanciparsi. È cultura, cultura dell'alimentazione e degli stili di vita, quello che promuove un preside di scuola, ma meglio sarebbe dire un educatore, quale Maria De Biase, nel suo istituto in provincia di Salerno. I pasti della mensa cucinati con i prodotti della scuola, l'eliminazione delle stoviglie di plastica a favore del coccio, il recupero degli oli di scarto per autoprodurre il sapone. Così ai ragazzi si insegna a non sprecare, ma anche ad alimentarsi bene. Ed è cultura, cultura della legalità e allo stesso tempo cultura del rispetto, delle diversità, quella che ha saputo tradurre in pratica quotidiana un poliziotto speciale come Vincenzo Abate, che vive una doppia vita, da una parte uomo al servizio della legge e quindi impegnato in prima fila nella lotta alla camorra, dall'altro uomo che gestisce un centro contro l'autismo, lo fa perché ha due figli affetti da autismo. Lo fa con la sua associazione, La Forza del Silenzio, che nella villa confiscata a un famigerato boss, quello che le cronache hanno sempre chiamato Sandokan, in un paese in cui mille ostacoli si frappongono all'uso dei beni sottratti alla mafia, lui, come scrive Daniel Tarozzi, ha saputo portare la luce nel buio, trasformare un luogo di morte e paura in un luogo di ricerca, amore e speranza.